Oggi con questo video vi voglio svelare una ricettina per realizzare uno scrub veramente super strong. Questo scrub ve lo consiglio come utilizzo per le gambe perché essendo veramente abbastanza, diciamo, aggressivo, è assolutamente, assolutamente sconsigliato per le zone delicate come l'inguine, come il décolleté. Magari ancora, ancora, ma può andare bene per i gomiti, per le ginocchia, ma solo gambe, cosce, nessun'altra zona perché è veramente molto, molto attivo. Tutti gli ingredienti che utilizzerò per questo scrub sono ingredienti naturali. Così anche per le amanti appunto delle ricette naturali è davvero l'ideale. Vi consiglio di farlo una volta alla settimana per un mese, dopodiché potete farlo anche solo una volta al mese per appunto mantenere questo effetto di pelle molto vellutata. Aiuterà assolutamente a tirare fuori quindi i peletti sottopelle, i peli incarniti. Aiuterà a non farne formare di nuovi, quindi se lo fate dopo la ceretta, dopo l'epilazione. Vi consiglio ovviamente di far passare prima almeno 3-4 giorni dall'epilazione perché la pelle è già abbastanza stressata dalla ceretta ed è meglio quindi non andare ad essere così aggressivi su una pelle già abbastanza danneggiata, illesa, poverina. Quindi lasciamo passare almeno 4-5 giorni. Dopodiché facciamo appunto questo scrub che ci aiuterà a prevenire appunto questi peli incarniti. Io mi ci trovo benissimo, devo ammettere che non riesco a farlo con tantissima costanza, anche perché già solo per prepararlo, comunque rispetto a uno scrub sia già pronto, oppure il classico, quello con olio, sale e un po' di crema idratante che è velocissimo. Questo qui comunque richiede un pochino di tempo in più per la preparazione, però io vi assicuro che ne vale davvero davvero la pena. Vi lascio alla ricetta e ci rivediamo dopo. Ok, per realizzare questo super scrub ci servirà un contenitore, mezzo limone che io ovviamente ho precedentemente lavato bene, poi ci serviranno sale fino, sale grosso, bicarbonato, aceto, io ho quello di vino ma va bene anche l'aceto di mele, miele. Olio e in realtà io utilizzo anche l'olio di cocco, però visto che ne ho poco, lo mescolo insieme anche all'olio d'oliva, però voi se avete abbastanza olio di cocco oppure olio alle mandorle dolci ancora meglio, potete utilizzare quello. E ancora olio di jojoba e tea tree oil. Diciamo che l'olio di jojoba e il tea tree oil sono con l'asterisco, quindi se li avete bene, altrimenti non importa, non è necessario che ci siano per forza. Allora, per cominciare, la prima cosa che faccio è premere il succo del limone all'interno del mio recipiente. Lo premo per benino. Ed ovviamente poi vado a rimuovere tutti i noccioli. Poi cosa faccio? Con un coltello vado a tagliuzzare un pochino della buccia del limone, che come ben sappiamo è ricca di acidi della frutta. Quindi la tagliuzziamo per benino, solo la parte gialla. Vedete, faccio dei pezzettini proprio piccolini piccolini perché anche loro poi faranno parte della grana dello scrub, appunto. Bene. Adesso mi servirà un cucchiaio di sale, sale fino, e un cucchiaio di sale grosso.
ancora, mi servirà un cucchiaio di bicarbonato. E qui mi diverte sempre tantissimo la reazione del limone con il bicarbonato che fa fare le bollicine e la schiuma. Poi procediamo con il miele, me ne servirà un cucchiaino. Mescoliamo il tutto. Probabilmente ci sarà bisogno di aggiungere altro sale grosso, però questo lo vedremo alla fine in base a come sarà corposo il nostro composto. Adesso continuo e vado ad aggiungere un cucchiaino di aceto. Ecco qui, e anche l'aceto fa fare tanta spumina carina. Poi, come vi dicevo, appunto, l'olio di cocco, io lo posso terminare perché tanto ormai è finito. Vediamo, ok, giusto un cucchiaio. Un cucchiaio e mezzo. L'altro mezzo cucchiaio, poiché di olio ce ne servono due cucchiai, lo prendo d'oliva, extravergine d'oliva, quindi l'olio da cucina. Ecco qua, va bene così. Come vi dicevo, se voi non avete quello di cocco, non importa, potete tranquillamente utilizzare tutto olio da cucina, olio d'oliva, oppure se avete quello di mandorle, va bene anche quello di mandorle. Poi ancora vado ad aggiungere 5 gocce di olio di jojoba. Perfetto, e 3 gocce di tea tree oil, anche questo qui se non lo avete non importa. Allora, 1, 2 e 3. Ok, mescoliamo il tutto. Sì, direi che dobbiamo aggiungere dell'altro sale, sia il grosso che il fino, quindi a questo punto prendo un cucchiaio pulito e vado ad aggiungere un altro cucchiaio di sale fino. E altri 2 cucchiai di sale grosso. Quindi, ricapitolando gli ingredienti per essere precisi, abbiamo utilizzato 2 cucchiai di sale fino, 3 cucchiai di sale grosso, 2 cucchiai di olio, io ho utilizzato 1,5 cucchiaio di olio di cocco e 1,5 cucchiaio di olio extravergine d'oliva, 5 gocce di olio di jojoba, 3 gocce di tea tree oil ed 1 cucchiaio di aceto, in questo caso io di vino bianco. Voi potete utilizzare anche quello di mele, che ha un odore magari un attimino più gradevole. Mescolo bene il tutto. Insieme ho aggiunto anche il succo di mezzo limone ed ho tagliuzzato all'interno un pochino della buccia
giusto la parte più esterna, quindi la parte proprio gialla, e mescolo bene il tutto. Intanto che mescolo vi spiego perché ho scelto questi ingredienti. Allora, partiamo dal sale. Il sale fino e il sale grosso sono appunto per la loro grana sono degli esfolianti, appunto fanno parte della base dello scrub che servono proprio per andare a rimuovere le cellule morte, sono la parte attiva dello scrub. Per quanto riguarda invece il limone aiuta sempre ad esfoliare. E aiuta anche a schiarire le macchie cutanee, quelle che ci sono già, macchie da ceretta, macchie da brufoletti, oppure a prevenire quelle appunto che potrebbero formarsi sempre a causa della ceretta e delle epilazioni un po' più aggressive. Questo lo fa, abbiamo utilizzato anche la buccia perché questo avviene anche grazie agli acidi della frutta che, come ben sappiamo, si vanno a concentrare molto molto sulla buccia del limone. Per quanto invece riguarda l'aceto, l'aceto l'ho scelto perché schiarisce, disinfiamma la pelle e va a riattivare anche la circolazione, quindi è anche ottimo per combattere la cellulite, la ritenzione idrica, eccetera. Considerando che appunto, come vi dicevo nell'introduzione, questo scrub è prettamente per le gambe, per le zone appunto dove la pelle è più spessa, assolutamente no per il décolleté, per il viso, per le zone delicate come linguine, eccetera, perché è veramente molto molto strong. Poi procediamo, il bicarbonato, di cui appunto abbiamo utilizzato un cucchiaio, è purificante, purifica a fondo la pelle, anche lui aiuta a schiarire. L'olio che ci aiuta ad idratare, ad equilibrare la pelle ed è appunto la parte che addolcisce lo scrub, aiuta appunto a far scivolare meglio il composto costituito appunto da sale sulla pelle e riequilibra appunto la disidratazione che danno alcuni di questi ingredienti come appunto il sale, come il limone e quindi va a dare un attimino di equilibrio. Poi abbiamo il tea tree oil che è appunto un antibatterico molto, molto forte e aiuta appunto a prevenire futuri pelincarniti, futuri brufoletti, future infiammazioni della pelle. Quindi io lo trovo ottimo e lo utilizzo anche sempre dopo l'epilazione, dopo la ceretta aggiunta alla crema. Però ve ne ho parlato in un altro video, magari vi lascio nell'info box il link al video sul tea tree oil che io lo utilizzo per davvero tantissime cose. E l'olio di jojoba che è un anti-age, contiene tanta vitamina E, quindi ci aiuta anche a ripristinare la pelle e a darle un aspetto più giovane, quindi per un aspetto più tonico, più bello. Questi sono tutti gli ingredienti che ho utilizzato appunto e le motivazioni per cui le ho scelte. Insieme io trovo che sia comunque un'alleanza veramente imbattibile, uno scrub veramente molto molto strong. Per quanto riguarda l'utilizzo, vi consiglio appunto di utilizzarlo nella doccia o nella vasca, poiché appunto sporca un attimino. Partite dalle caviglie con un movimento rotatorio, andate a massaggiare le gambe e salite fino appunto alle cosce. Io vi consiglio di applicarlo con dei movimenti molto molto leggeri, in maniera molto delicata, tenere in posa il composto una decina di minuti, dopodiché andare a massaggiare il tutto. Se avete bisogno di applicare di nuovo più prodotto perché magari scivola via nei 10 minuti, ne riapplicate un altro pochino. E poi con un po' di vigore in più, ma senza farvi male, perché appunto come vi dicevo è già abbastanza strong come scrub, andate a effettuare dei circoletti con più vigore. Mi raccomando, dei circoletti partite sempre dal basso, quindi dalle caviglie, salite verso l'alto, questo aiuterà a stimolare la circolazione delle gambe, così oltre ad esfoliare andrete a dare anche un effetto tonificante. Dopodiché, quando avete terminato, risciacquate con acqua abbondante, acqua tiepida. Vedrete che le gambe risulteranno veramente liscissime. Io vi consiglio di effettuare questo scrub un paio di giorni prima di fare la ceretta, così da far uscire fuori tutti i peletti che erano sotto, tutti i peletti incarniti.
da dare anche una base appunto alle gambe che così dopo la ceretta sono veramente perfette, sono belle lisce e morbide. Mi raccomando, non fatelo subito dopo la ceretta perché la pelle è già infiammata e lesa dallo strappo che è comunque abbastanza aggressivo. Aspettate almeno 4-5 giorni eventualmente dopo la ceretta per poter fare questo scrub che aiuta appunto così a prevenire nuovi peli incarniti. E nulla, questo è tutto. Io spero che vi sia piaciuto. Se provate questa ricetta, fatemi sapere come vi sarete trovate. Vi consiglio di applicarlo all'interno della vasca da bagno, la doccia, perché appunto, essendo abbastanza fluido come composto, tende a scivolare facilmente via. Poi mentre lo massaggiate schizza un po' dappertutto, quindi onde evitare di sporcare tutto, vi conviene farlo nella doccia o nella vasca da bagno, utilizzando un tappetino antiscivolo, perché contenendo all'interno oli può essere pericoloso, potete scivolare, quindi fate attenzione. E nulla, io mi auguro che voi lo proviate, fatemi sapere come vi siete trovate, ma non ho dubbi che vi troverete molto bene con questo scrub. Vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!